signori, signore! Hola, hola. Guardate, guardate! Lo avete richiesto, lo avete voluto, è tornato! E quindi lasciamo subito un like perché è tornato bene. Esatto. Per non farlo tornare mai più. Seconda cosa, 50esima puntata di primo appuntamento. Anniversario. Ragazzi, 50 puntate. Cioè, 50 puntate. Sono tante. Inizio quinta stagione, tra l'altro, perché avevamo fatto solo la mia puntata e quella di Silvia, quindi dobbiamo completare la stagione. Sì. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale, commentate qua sotto, per favore. Sì. Format dei commenti. Allora, sti commenti li ho presi sotto la puntata del contadino cercavo. Sì, ok. Laura Cariati. Cariati, come ciao, idea. Laura. Ciao Laura. Il grande De André cantava: dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori. Questo assolutamente vero. Una citazione, chi ha visto la puntata, chi ha visto il programma, capirà. Poi voglio salutare Luca Lamperti. Ciao Luca. Ciao Luca. Lucone. Che ha scritto: io non voglio essere assolutamente salutato, quindi non scriverò mai questo post dicendo che non voglio essere assolutamente salutato. E io ti ho salutato perché tu non volevi essere salutato. It's a genius. It's a genius. Oddio raga, ma Montrucchio non dirà più che questo non è un ristorante come tutti no. gli altri. Cioè no, nel senso non lo dice. Avevo poche certezze nella vita, Montrucchio era uno di quelli. È un servizio impeccabile. Non mi piace Montrucchio, non mi piace. Una bollicina per ingannare l'attesa. Un menù appassionato. Mi chiamo Madonna. Allora, ho 20 anni e vengo da Frosinone. Beh, il nome lo sapete. Nicole, uno dei tuoi nomi preferiti? Yes. Viaggio, faccio l'animatrice. Fa la nuotatrice. L'animatrice, ah, okay. Anche i nuotatori viaggiano. Sai che male dopo un po' se viaggia così. Nuotando. Grazie. Fa fondo. Vuoi dire qualcosa? No. Buonasera. Buonasera. Visto come è arrivato? Sono una persona. Guarda, era un celenterato. Ma più celentano che c'è. Uno spritz delle bollicine. Uno spritz addirittura? Uno spritz. Sono molto come mi vedi. No. Molto come mi vedi. Poche idee, no. Ma confuse anche, però. Prego. Vedo che ha un piercing. 12. 12 piercing. Tutti nel naso? Sì, ma tutti lì ce li ho. Uno, due, alle orecchie, poi ho tre dermal, ho due piercing al seno, l'ombelico, il clitoride. E lui, ah, me lo dici già così? Cioè lei praticamente quando cammina è come un mazzo di chiavi. Incredibile. Sta all'aeroporto. Madonna, all'aeroporto, boh. Ho tante cose che possono sembrare difetti, poi magari in realtà sono piercing. Anche quelli. Sembrava amore, ma era un piercing. Ma era un piercing, esatto. No, no, l'amore no. Sto cercando. Aiazzone su. Ciubecca. Oh. Sai che c'è una skill di Alexa che fa Ciubecca? Alexa, apri i versi Ciubecca. Ciao, sono Ciubecca. Salutami per sentire i miei versi. Ciao Alexa. Ciao Ciubecca. Ciao sto ca. Ciao Ciubecca. Ma questa era una scorreggia. Alexa, apri scorreggia adesso. Ecco una scorreggia per te. Un'altra scorreggia oppure cosa ho mangiato? Cosa hai mangiato? La mamma me lo diceva sempre di mangiare più verdure. Ma c'è una storia dietro. Ma c'è una scrittura sublime. Ma che cos'è? Che sceneggiatura. Madonna. Ad esempio, chiedi alla scorreggia bagnata di giocare una scorreggia tripla in 15 secondi. Ma cos'è? Un videogioco? Ma vabbè. Che cazzo sto ascoltando? Alexa stop. Mi immagino una persona matura e responsabile. Eccolo. È lui. Poi troppa maturità, troppa responsabilità. Ti fa cadere nella monotonia. Ma guarda quello dietro. La faccia di... Ah, cosa dice sta ragazzina qua? A me sa di Jean invece. Jean. Francesco. Jean Paul. Sono nato a Napoli, però vivo a Roma da 10 anni. Nella vita studio e come lavoro per mantenermi gli studi faccio il barman. Ma guarda come shakera. Noi mi chiamano a Napoli Feliciello, che rido sempre. C'è qualcuno che la sta aspettando? Sì. Oh, amore, sei Marco. Vivo a Roma da 9 anni. Invece sei di Roma, sei? Sei di Roma, sei? Sei di Roma, sei? No, però vengo spesso a Roma. Ciociara! Eccolo! Sono Simone, ho 37 anni, vengo da Frosinone. Sono laureato in lettere classiche. Nella vita sto cercando lavoro. Ma Simone, ma non piangere! Ma sta facendo un appello? Basta. Basta! Voglio rivederlo. Ma sì, per favore! Rivederlo. Basta. Amore,
Flavia, basta. Sono un ragazzo a cui piace leggere. Mi sono commosso quando ho letto Il Piccolo Principe. E mi sembra giusto. Ok. Anch'io. Buonasera. Anch'io, il libro di Milito. Io sono singolo quasi da sempre. Però quasi, il quasi vorrei capirlo però. Bene, lei com'è? Sta bene. È un po' emozionato, ma... Sei idraulico lì. Ma veramente? Il sapore. Il drago Vernel. Che cazzo è? Quello che sono, quello che faccio... Anche successo. La mia passione sono soprattutto i romanzi d'amore, perché in questo momento sono proprio in questa fase di ricerca dell'amore. Jane Austen. Che sia riconosciuto in qualche storia d'amore. Ma più che riconosciuto, mi sarebbe piaciuto viverla. 50 sfumature di grigio. No! Romanzo d'amore. Ma mi sembra un po' too much per iniziare. Quando sono innamorato mi passa l'appetito, mi si contorce lo stomaco. Bel effetto. Però l'appetito viene mangiando, quindi... qua dietro. No, adesso arriva, non si preoccupi. Ok. Beh, la sto vivendo bene. Sì, no, senza ansia. Non è teso. Ma la faccia da puzzetta. Eccola. Sono Gabriella, vengo dalla provincia di Teramo. Ho 32 anni. Io adoro leggere i romanzi d'amore. Perfetto. Buonasera. Buonasera. Dai, fiori. Grazie, sono bellissimi. È partito bene. Dai, io ci voglio credere. Va bene, sì. Come va? Bene, tu? Bene. Dove è? La Frosina. Dove è? La Frosina? Dove va? Non finisco. Sono stato a Teramo. Sì. Sono stato con un campo del WWF. Campo? Codice avviamento postale. Ti occupi di volontariato? No, sono l'animale che viene protetto. No! Sarebbe bellissimo. Sono un panda. Adesso sto cercando lavoro. Idem. Che vi vedo bene per una convivenza senza soldi, Ma quello era lo sguardo di chi cazzo paga stasera, allora. Guarda sto sguardo qua, invece. Insomma. Sono laureato in lettere, mi piacerebbe lavorare in una biblioteca. Ti piace leggere? Sì. A me pure piace leggere, ma gli horror proprio... Ma chi ha parlato, di horror? Ma chi? Ha messo le mani avanti. Le mani avanti. Ha fatto bene. Devi capire. Gli horror no, Benze. No. Tutto bene? Sì. Siamo pronti? Vi accompagno a stop. Grazie. La mia strategia... Batto gli occhi, gli dico dov'è il piercing, niente, ciao. Soltanto un maschio senza personalità cadrebbe in un tranello del genere. La cosa brutta è che in realtà c'ha ragione. Infatti io ho alzato la mano. Sì. Nel senso, penso che Luca l'alza. 9 su 10 funzioni. Sì, 9 e mezzo. Poi quella della lingua. Guarda, quella della lingua mi fa tanto sangue, quindi... Anche al cane fa tanto sangue. Autista di autobus, considerato dalle donne un vero sex symbol, a Russell Crowe. Lo sguardo... Ma di chi? Di Russell Crowe? Sì, a parte che adesso Russell Crowe è imbarazzante. Sì. Questo è il mio sguardo di Russell Crowe. Di Russell Crowe. Gradisce uno spritz, delle bollicine o delle bollicine blu dolci? Oh, oddio, c'è la versione bollicine blu dolci. No, vabbè. Ascolta, a parte 200.000 sfaccettature di bollicine già mi gira le balle, ma ti rendi conto che io ho appena visto uno che dice questo è il mio sguardo da Russell Crowe? Russell Crowe. Assomiglia a qualcuno lei? Sì, molti mi dicono che assomiglia a Raul Crowe. Raul Crowe? Sì, perché è un misto tra Russell Crowe e Raul Bova. O magari il fratello, okay? Ma un fratello si chiama Raul. Ah, Raul Cremona voleva Raul dire. Cremona. Ah, scusa. Con la sola imposizione delle mani che scavuggia tutti il 97. Molti mi dicono che somiglia a Raul Co. Molti mi dicono che somiglia a Raul Co. Lui non ha capito. Raul Co. Mi fa morire la faccia che fa. Quando lo scopo. È partita. Quando lo scopo. Fa così. Com'era, scusa? Raul Co. Ma perché lo riconosci solo così, se fa quell'espressione? Eh sì, perché sennò non sai. Lui ha capito, tra l'altro. Lui infatti, sì, ma sì, per sì. L'espressione. Sì, lui la sa lunga, guarda lì. Al mio segnale scatenate l'inferno, me lo dica. Ispanico! Segnale scatenate l'inferno. Anche tu sembri un po' Raul Co. Spolvera, fammi vedere il tuo sguardo da Russell Crowe. Spolverato. È quello? No, è un mio per quello. Lu, tu? Mamma mia. Mi dicono anche Raul Bova. Mi faccio lo sguardo sexy alla Raul Bova. È uguale. Ma è quello di Russell Crowe. No, è Russell Crowe, ma devi fare anche così.
Ah, la differenza sta nelle, sì, nelle labbra, ho capito. Molto simile a quello di Russell Crowe, però, eh. Simile? Prima Russell Crowe. Roll Bova. Ah, vedi, cambia la bocca. Cioè, basta. Vabbè. Ma che vabbè, ma dai. Vabbè, ma è il barista che continuava a farlo. Lui fa lo sguardo se glielo chiedi, eh. Conquista la folla come Russell Crowe. Sexy, sì, mi piace la donna sexy. Sexy to my co. Stanno arrivando dei piedalli. Ti dica, posso bere questo? Come posso bere? Ma educatissimo, troppo però. Sono Jenny, ho 31 anni, vengo da Lecce. È Jenny Monroe? No, signori Twitch, mi dissocio. Sono anche una ballerina di burlesque. Wow. Burlesque? Penso di essere una donna di burlesque. Burlesque. Io mi sento un po' Jessica Rabbit. Chi? Jessica Rabbit. L'ho detto come Maurizio Costanzo. Jessica Rabbit. Cettina Rabbit. Maria, mi sembri Jessica Rabbit. Cettina Rabbit. Qualcuno che la sta aspettando, mi segua. Lui era catatonico. Sì, sì, sì. Era sì. Il suo sguardo, stava continuando. Ciao. Piacere, Armando. Jenny. Jenny. Una Forrest Gump. Jenny. Io e Jenny eravamo come il pane e il burro. Sei spettacolare. Anche tu sei un bell'uomo comunque. Grazie. Ma che cazzo sto guardando? Oddio, come la zia Pina. È già fatta. Un bacino. Stecca che gli ha detto. Come voleva limonare. Te lo do anche io. Ma non serve neanche la cena. Lui, il ragazzo. Sai che mi fa impazzire un po'. Tu mi fai impazzire! Mi fa impazzire! Un po' complicato sto menù. Che metto la voce, cosa è successo? Non ho mai sentito sti pasti. Sti pasti. Mi piacerebbe mangiare tante cose, però sto a dieta. Quello, per esempio, il lunedì si mangia la carne con le patatine al forno. Io invece devo mangiare la carne con l'insalata. Al forno? Ma dove? Tuo fratello, il lunedì mangia quello e lui non può. Quindi guarda lei come è eccitato. Tutto ciò l'insalata. Oggi, per come ero emozionato, ho mangiato un po' di riso in bianco. Giusto, bravo. Bella per tenersi leggero, no? Bella tattica, perché ti capisco. Perché basta poco, basta poco per emozionarsi e si corre all'accesso. Quanti anni hai? Andati qua. Alla salute. La salute come lo scarrafone. Come fate a capire lo scarrafone? Non si sente. Come cazzo lo scarrafone? O Sarracino. Tutto quello che ha detto lei ho sentito solo. E quello ha detto. Ma così ovviamente non si dice, però. Buon appetito. Non si dice, per il galateo non si dice, però. Ma scusa, ma lei gliel'ha detto a lui, poverino. Cioè, lei gli ha detto buon appetito, lui fa buon appetito e non si dice. Cioè, solo tu lo non puoi dire. Non azzardare mai più, Buon appetito. Ma così ovviamente non si dice, però. Buon appetito. Non si dice, per il galateo non si dice, però. Ah, scusami. Ma no! Può dirlo solo lei! Ti giuro vorrei abbracciarlo tantissimo. Ho sempre adorato studiare. Avevo dei bellissimi voti. Fino a quando, 2 mesi prima di diplomarmi, ho lasciato la scuola. Per cose mie non ho mai avuto la possibilità di vedere altre realtà. Per 2 mesi non finisci la scuola? Ma che cazzo vuol dire? Diplomati e vai dove stracazzo vuoi dopo. Non ho capito. Capisco 2 anni, ma 2 mesi. Ti sguardi. Quello sexy di Armando, il nostro Russell Crowe, avrà fatto breccia nel cuore della bella Jenny? Aspetta. Che sguardo, In effetti c'è qualcosa di... Roll Boa. Però anche sì, lui sì. Lo dice ogni secondo. Quello che sta in mezzo al mare. Roll Boa. Sì, diciamo un po' più sicura di me. Quando ballo c'è una passione che ho. Il tuca. Che è il burlesque. Burlesque. Ora ti faccio vedere una foto. Un costume di burlesque. Mi dici se ti piace. Io adoro l'uomo passionale. Lui è passionale. Lui ha avuto un sussurro. Sì, sì. Questa è la parte davanti. Però anche lui sta dicendo mica che culo. Ma lo sguardo di lui qua. No, aspetta, la no, parte aspetta, questa è la parte davanti. No, minchia che culo. Ha avuto lui a avere lei. Questa è la parte di dietro. C'è pure un bel cuore dietro. Si chiama così adesso? Cioè, a livello personale, in amore, ho avuto una storia seria. Sono vergine. Vabbè, ma gli ha detto come, cioè proprio gli ha messo. Non lo so, è andato avanti di colpo dopo che è sbattuto, mi ha fissato. Sono rimasto un po' sconvolto. Cioè, si è buttato subito. Gliel'ha messo proprio lì. Ho avuto una storia seria.
Sono vergine. Non ho capito se la butta subito sulla sincerità o sulla compassione, non capisco. Perché mi è capitato così, anzi avrei voluto invece essere una specie di amatore. Vabbè, chi è che non vuole fare l'amatore? Certe volte ho proprio l'istinto dentro che mi contorce lo stomaco, che non mi fa mangiare, perché cioè, sento proprio questo desiderio inappagato. Amore, ma poverino! Forza, perché ho un po' di ansia dentro. Come il timore che possa succedere qualcosa che... Mentre mangi. No, mentre mangio. Ma mentre mangi! Ci siamo passati dal malessere di vivere al reflusso. Cioè, ma come è possibile? Ma è tutto collegato. Ma che cosa, ma... non ho capito. Cioè, mica lui si stava aprendo a lei... Gli stava spiegando come le si sente. Le sue emozioni, come si sente. È perché mentre lui mangi. Sta dicendo che ha sempre sto blocco qua e non riesce a mangiare. Ma mentre mangi? Per esempio, a pranzo mangio un po' a forza perché ho un po' di ansia. Il timore che possa... Devi imparare a rilassarti un po' di più allora. Sì, magari sì. Devi farti una camomilla, un qualcosa che... Magari devi usare rilassare, magari col tempo sì, sì. Migliori. Camomilla. Camomilla. Ma se solo la camomilla. A posto. Mi sta dicendo, non ci ho mai pensato alla camomilla. Effettivamente, forse è la soluzione. Io ero molto come te. Ho scoperto la camomilla. E da lì la mia vita è cambiata. Adesso la coltivo a casa. Al tavolo di Jenny Armando. Guarda lui. Ma una gara di sguardi, ma chi ride prima? Ma cosa stanno facendo? E a proposito di fuoco, al tavolo di Armando e Jenny sembra stia divampando. Ma lui parla o sta tutta la sera così? Loro si guardano solo. Lui fa gli sguardi. Vabbè, la sua arma migliore. Ti reputi molto corteggiato. Corteggiato. Mamma mia. Sì, ci sono donne che... Che pagano. Il biglietto per andare con lui sul pullman. È vero che guida i pullman. Ma scusa, è vero. Donne che aspettano da 2 anni di prendere un caffè con me. Io ci credo. Lui è il lupo di Cremona. Sì, sì, sì. Hai mai tradito? Hai mai tradito? Io. Prima. No, io dico la verità perché non lo so. Sono un libro aperto. Ok. Perdonateci. L'hanno salvato. Ho tradito solo con lo sguardo. La mia donna non mi dava più attenzione. Ma perché lei pensava che io non avrei fatto mai una cosa del genere, capito? Io... Non se l'aspettava da me. E quindi io l'ho fatta. Ma come? Un polpone. Ma non mi dava più attenzione. Io non ti do attenzioni. Erano 2 anni che l'avvisavo di guarda altrove. Ti ho detto la verità. Ha cercato di darmi tutto quello che non mi ha dato prima. Cosa c'è? Niente. Oh, non sto dicendo niente. Rido e basta. Posso? Niente. Era troppo da... Dai, basta. Niente. Altrove. Ti ho detto la... Generalmente si dice il lupo perde il pelo e non gli impizzano. Se a me una persona piace, io questo errore. Cioè, voglio correre questo rischio. Al massimo ti lascio. Beh, onesta. Al massimo sono cornuta. Mal che vada. Ma in realtà è l'approccio giusto. Tanto sì. Non è che puoi partire dal presupposto che, ah, magari mi tradirai. Anche dal contatto iniziale. È veramente, non ci siamo neanche sfiorati, è vero. Non vuol dire che non ci sfioreremo dopo. Oh. Ma poi come. Una pennellata. No, perché è 4D questa. È una live in 4D. Sono curioso di sentire. Che canale, poi... ragazzi. Sì, che canale. Sì. Vuoi vedermi? Ancora? Io? Perché no? Ok. Io l'avevo già detto che volevo vederlo di nuovo. Che de tartrasi. Ma che bistecca. Ho visto una bisteccona. Ma che cazzo. Ma da dove è successo? Ma che cazzo. Ma da dove è successo tutto? Ma quanta cazzo di lingua c'ha? L'isola di Java, guarda, guarda. Ma era un pezzetto di lingua quello. Ragazzi. Pezzo. Minchia. Ma è vi come visto. Per cercare di essere una persona interessante e piena di entusiasmo, insomma. L'ho notato io. Vi lascio il conto. Facciamo metà? Sì. Intanto ci senti male. Bravo. Oh, sono contento. Faccio io. Ma gli ha detto sì e poi faccio io. Ma che cazzo è messo? Madonna, come l'ha guardata. Madonna, sento la sua ansia. Che freddo, mamma mia. Ho freddo. Mi sa che lei dirà no comunque. Perché era sì. Come lui e non vuole tornare. Parlo io? Ah, scusi. Scusi. Beh, educato. Potremmo stare bene insieme. Ah, già così. Anch'io mi sono trovata bene in certi versi, altri no. Ah. No, così. Ho bisogno di una persona più spigliata. Perché io la fase che hai passato tu l'ho passata già. Luca psicologo. Mi ha spezzato il cuore anche a me, però. Però magari questo appuntamento servirà a lui come primo passo per poi. Assolutamente sì. Mi spiace, non. No.
Beh, è stato molto gentile lei. Sì. No, lui non come fai a dire le cose male a uno a lui? Non l'ha preso benissimo la serata in generale, perché lui è di carattere un po' così. Abbracci, vi prego. Chi si porta dietro un bagaglio troppo pesante e chi, come Armando e Jenny, ma lui non ha mangiato. Lui è un'ora che è così. Ma lui mangia con gli occhi. Ma quella. La bacia. Ma sbaglio, è la prima volta che si vede così durante l'appuntamento. Mamma la faccia, mia. Russell. Ma perché a me non succedono mai queste infatti, cose? E io mi sono alzato e sono andato diretto. Che bomber Armando. Quanto ne Diego Armando. Perché sembra così timido? Ma come timido? Armando. Ma timido di che cazzo di cosa? Ma con chi sei andato all'appuntamento? No, è timido lui. Sei tu che non capisci. Ma io ho visto un'altra puntata. Sei arido. Io sono il deserto del Gobi. Sono una merda umana. Ma questa voglio capire che cazzo ho visto. Ma è Venom! L'ha mangiata! Guarda. Lui proprio... Un effetto ventoso, no, guarda come parte lui. Mica proprio. Che jeepers creepers. Beh, lei si avvicina piano, Chi è il buchi? Così E lei piano? Ma guarda lui, come fissa in camera. No, mica, raga, ha vinto tutto. Lui ha vinto tutto, veramente. Possiamo farlo anche io e te? Siamo insieme. Complimenti ad Armando, però glieli dobbiamo fare, perché sì, guarda. È stato Chapo, hai vinto tu. È stato il top player della puntata. A mani basse, grazie Armando. Guarda come sei andato via, cioè, rossetto dappertutto. Tra Marco e Nicole è scattata una scintilla che già quella sera si è trasformata in un fuoco. Ah. Hanno iniziato a frequentarsi e hanno anche festeggiato il compleanno di Marco insieme. Dai, che carini! Ok, io credo. Porca puttana, Simone e Gabriella si sono persi di vista. Gabriella continua a leggere i suoi romanzi sognando di trovare il suo piccolo principe. Simone sta ancora aspettando il suo primo vero. Dai. Dai, Simo, dai. Ma guarda lui. No, questo è l'hotel, raga, ancora. Armando e Jenny hanno continuato la loro focosa serata tra sguardi e baci. Con il tempo, però, Jenny ha capito di volere una storia seria e un uomo meno farfallone. Ma non è vero, lui non è per niente farfallone. No. Parla lui. Sono ancora single, ma il mio sguardo è rimasto lo stesso. Armando è ancora single e continua a fare breccia nel cuore di tutte le donne che incontra con il suo sguardo irresistibile. Mamma mia,